10 lo dimostrano con i fatti, non a parole, non a bla bla bla, a con i fatti, dei sacrifici di una ritrasferta, di essere coi fedeli in Napoli, gli ultras dell'Atalanta e gli ultras Tito, gli unici in Serie A, non parlo di Brescia, di NB e altre tifoserie con tutto rispetto, ci mancherebbe chi ha, ma in Serie A, nella massima visibilità, a non riuscire ad andare in Coppa, a non riuscire a far trasferte dove volevi andare, volevi esserci, dove hai fatto la Serie C, hai fatto la B, hai fatto Campomasso, Arezzo, Pisa, Ascoli. E oggi, nel momento più bello, non ci vai, perché sei ancora coerente che prima c'è chi batte a te suonato al muro e non un giocatore. L'ultras Tito ha cambiato curva e non me lo dimentico, non ce lo dimentica nessuno, che ha cambiato anche curva, pur di non perdere la dignità. Pur di non perdere la dignità. E questo è alla base di essere determinati. Io sono onorato, non sono qui per il dibattito che ho visto e rispettato tutti, perché sono onorato di avere giovani di Bergamo sul palco e parlano in quella maniera, di avere costruito non solo il settore giovanile dell'Atalanta Bergamasca Calcio, ma anche un settore giovanile della Curva No, dove prima ce lo dico, prima c'è chi è parte del suo rettanguro e prima c'è sempre, prima lo striscione della tua città, indipendentemente da chi fa capitano, chi fa presidente e chi fa allenatore. Solo così gli ultras Tito meritano la nostra presenza oggi, perché abbiamo voluto essere qua soprattutto per dirti grazie, grazie, grazie di non aver mai mollato. Il gemellaggio l'abbiamo interrotto, ma sapevamo che il rispetto andava ancora più forte e lo sarà sempre, ognuno tifa la sua squadra, nessuno si gemella, nessuno scambia i colori stanno ai loro posti, ma il rispetto è fondamentale. E l'avete dimostrato e noi vi ringraziamo all'ultima volta. Grazie ancora. Buon 50esimo, buon 50esimo, buon 50esimo.